Capita lì, ma piuttosto nervoso, vabbè. È normale dopo una brutta partita persa 6-0. Capita lì, ma piuttosto incazzato. Eccolo, ecco. Come mai questa sconfitta? Perché abbiamo giocato male, abbiamo fatto una bruttissima figura. Non ci siamo trovati, senza corsa, nervosi, abbiamo perso la posizione. Un applauso ai Zenit, hanno fatto una bella partita. Vuoi tirare l'orecchio a qualcuno oggi dei tuoi? Sì, le devo tirare a Digri, le devo tirare a Tranchina, un po' a tutti. Aia. Ma io personalmente ho fatto un brutto fallo, sono squalificato, alla prossima. Anzi, chiedo scusa al 69 dei Zenit, non so nemmeno chi è. Le dobbiamo tirare a tutti, le dobbiamo tirare anche a Mattariano, anche a Cagnota, anche a portiere, a tutti quanti. Quindi adesso ammonizione pesante, squalifica, c'è l'ultimo turno di campionato, voi penserete sicuramente già ai playoff oppure ancora c'è da sudare per guadagnarsi? Ci sarà da sudare, ma insomma sappiamo di... insomma li vogliamo i playoff. Mi dispiace per la squalifica, ma... ho fatto un brutto fallo, non volevo prendere i giocatori in quel modo, però. Ci può stare, dai, ci può stare. Succede. Infatti. I Zenit come ti sono sembrati? Una buona squadra, ci hanno fatto soffrire un po' davanti, ma sappiamo quali sono stati i nostri errori. Ho capito. Va bene, capitano, ti ringrazio, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao. Un bel 6-0 per dimenticare la sconfitta di qualche settimana fa dei Black Devils. Ci sono io, allora, protagonista Cataldo, tripletta. Strano per un portiere che... Non è portiere, in parte. Vabbè, ma noi ti conosciamo come portiere. Sì, ma i piedi funzionano. 3 gol, 2 di Davide me l'ha fatto fare. E uno domenica mancavo lavoro. Però dalla partita, diciamo, tutto liscio. C'è un gay accanto. Il gay è quello là, il gay. Guardatelo. Guardate il pezzo di gay. Mantenere spogliato. Tornando alla partita, oggi tutto liscio, no? Sì, oggi sì. La squadra c'era. Liscio come l'olio. È stato il meeting, ragazzi. No, questo è striscio. È stato il meeting. Avete buscato. No, comunque la squadra ha giocato la più bella partita del campionato, secondo me. No, la più bella. La più bella è stata il team. Sì, quella anche. Ma questa come... cioè, tra l'altro oggi senza Di Franco tutte parate, 3 diverse e 4 e ne abbiamo preso pure un bordo di pali, ricordiamo. Quindi giusto. Quindi oggi l'assenza di Franco non si è sentita proprio. La cenere mi finisce negli occhi questo ragazzo. Ha fatto forse 6 gol. Ripeto, dico, l'assenza di Franco oggi non è inciso. Assolutamente. Anche perché se c'era lui poteva finire molto di più, questo sì. Addirittura. Sì. Però diciamo. Tutti gli altri hanno dato tantissimo. Migliore in campo oggi? Qui si campo Ciro tutti. No, anche Guzzi, se dobbiamo avere le parate che ha fatto, super parate ha fatto. Lasciando stare traverso e pali. Direi il nostro te attacco, capapugno. Cava? Ciappa la gallina. Adesso c'è l'ultima giornata di campionato, non so contro chi giocate, ve lo sapete. Total 90. Total 90. Dobbiamo ripetere questa prestazione di oggi. Diciamo che ormai il vostro pensiero è rivolto ai playoff. Oppure magari sperate ancora una promozione diretta. Il mio pensiero è rivolto ai playoff. Magari Black Devils dopo il meeting sono appesantiti. Quindi state gufando, adesso state gufando. Diciamo che Giovanni Cascio è pronto a fare la sua prima tripletta inter school e 4 gol inter school. No, alcuni sono rimasti al meeting. Addirittura? Sì, perché... E bisogna andare a prenderlo. No, no, là devo stare per un anno. Devo stare. Andiamo a lasciare. Ho capito. Va bene, ragazzi, complimenti ancora e ci vediamo... Ah, ma domani sono di matrimonio! Ciao, Manu. Ciao, Manu.